Ciao a tutti. Allora, l'altro giorno parlavo con Simona e mi era venuta in mente questa. C'era venuta in mente un po' quest'idea di fare un video in cui parliamo degli stessi prodotti che abbiamo entrambe, o delle stesse cose in generale, e dirvi la nostra opinione, perché non su tutte queste cose la nostra opinione è la stessa, cioè non tutte e due ci troviamo magari bene allo stesso modo. O comunque possiamo avere delle esperienze diverse, soprattutto su una cosa che lei già sa. Allora, iniziamo. Non seguiremo lo stesso ordine probabilmente, però insomma vi volevo. Non so da cosa iniziare in realtà. Allora, il prodotto da cui mi è venuta l'idea è stato questo perché lei l'ha provato di recente ed è questo prodotto di Color Wow Dream Coat. Allora, questo qui è uno spray per i capelli che si spruzza sui capelli umidi e si mettono poi in piega, quindi è necessario il calore affinché venga attivato. Io l'avevo già ricevuto in passato, ma non me l'ero cagato di striscio. Se non che una ragazza del gruppo Telegram ne aveva parlato così bene, in maniera così entusiasta, che mi ha detto che ho pensato, oh, lo devo provare. Cioè, cavolo, l'ho avuto anche in mano, tra le altre cose. Effettivamente è una figata. Allora, l'effetto sui capelli dovrebbe durare per più lavaggi, quindi non è che ogni volta che li lavate dovete spruzzarlo. In teoria vi dovrebbe bastare anche per i lavaggi successivi. Vi dico, io il lavaggio successivo, bene o male, ancora lo avverto, quello dopo no, qua dice 2-3 lavaggi, però già capite da solo che è molto soggettivo, dipende da tanti fattori, tra cui, secondo me, la composizione dell'acqua, e quindi quello purtroppo prima non lo potete sapere. Però il bello è che vi lascia i capelli lucidissimi. Anche la texture un po' migliorata e diciamo che riduce un po' l'effetto dell'umidità. Ora oggi, cioè, l'ho lavati ieri mattina e anzi ieri pomeriggio e non l'ho messo, mi sono scordata, però effettivamente la differenza la sento, quindi questo è veramente un gran bel prodotto. E anche no, non vi dico come si è trovata Simona, lo andrete a vedere nel suo video. Poi, questo qua. Allora, lo struccante di I'm From Fig Cleansing Balm. Allora, questo qui attualmente io lo sto utilizzando solo sugli occhi perché sul viso ho un'altra routine. Però per quanto riguarda gli occhi, lo adoro proprio, è un burro struccante. Peraltro adesso ne uso pochissimissimo, per cui mi durerà anche di più. Sarà il boh quarto barattolo, una roba del genere che utilizzo e lo adoro perché è leggero, strucca molto bene qualsiasi cosa. Forse fa leggermente più fatica con il mascara di Maybelline, lo Sky High Waterproof, però diciamo che quello è bello tosto di suo. Però per il resto io lo adoro perché si toglie facilmente, strucca facilmente, mi piace tantissimo il profumo, l'unica pecca è la reperibilità. Che buono, perché va preso, cioè perlomeno io lo prendo su YS Style, ma l'ultima volta che ho fatto l'ordine ne ho presi tre, così mi sono messa da parte per un bel po'. E non, sinceramente qua non mi ricordo io come si fosse trovata Simona. Ho un ricordo vago, ma sono curiosa di sentire la sua. Poi, una cosa che abbiamo sicuramente in comune è la luce LED. Allora, io nello specifico ho tutte quelle di Kar & Body, quindi ho sia la maschera per il viso di Kar & Body, vabbè, non ve le tiro fuori, comunque è qua la maschera LED, ma ho anche quella per il collo, sempre di Kar & Body. Questo, come ho già detto in un video precedente su aggiornamenti dispositivi, è l'unico che mantengo come dispositivo, tranne la microcorrente. Che la sto utilizzando per ora qua, almeno finché non rifarò il Botox qua, perché ho l'occhio asimmetrico. Poi per il resto del viso sì, lo potrei utilizzare, però in linea di massima la maschera LED è quella che mi sento di consigliare a chiunque perché innanzitutto non richiede nessun prodotto da utilizzare insieme, quindi diciamo che già c'è un costo in meno, tra virgolette. Non richiede sforzo, cioè lo dovete solo indossare e fare altre cose nel frattempo, quindi non dovete stare là i 10 minuti a cincischiare. Tendenzialmente va bene a tutti. L'unica cosa che vi raccomando, non prendete una maschera LED qualsiasi su internet, perché la cosa importante affinché sia efficace è che abbia le determinate lunghezze d'onda. Questa di Kar & Body nello specifico è luce LED rossa e infrarossa. Miau! Sì.
Ed è importante che sia quello in primis affinché sia efficace e poi affinché non sia dannosa in nessun modo. Quindi in giro ce ne sono anche di meno costose. Questa di Kara & Body, fidatevi che è uno dei, anzi il miglior compromesso a livello di efficacia. Io tra l'altro ho anche questa, esiste anche, me l'ho fatta vedere una volta, questa qui di Kara & Body, sempre LED. È scarico, mi sa? Sì, è scarico, devo caricare. Comunque, sempre luce LED, però la potete usare solo nelle zone che vi interessano. Costa meno, ma ovviamente è scomodo, cioè questo dovete tenerlo voi con le mani. Capite che è molto meglio quella che ve la attaccate e siete a posto. Poi, tretinoina. Questa è interessante, perché la tretinoina io l'ho sempre vista da lei, da Simona, ci ho messo degli anni prima di convincermi a cominciarla, ahimè, ci avessi pensato prima, però non mi sentivo ancora pronta, diciamo, per affrontare eventuali fastidi e cose varie che può dare la tretinoina. Non sarà questo il video in cui approfondirò l'argomento, però tendenzialmente a me quello che mi frenava era il non sapere cosa andassi incontro, no? Però finché non lo provo effettivamente non lo puoi sapere, anche perché ogni pelle reagisce in maniera diversa, non lo puoi sapere prima. Attualmente io la amo, continuerò a utilizzarla sicuramente, la applico tutti i giorni tranne un giorno a settimana in cui faccio un'altra routine, però io la adoro perché a me personalmente mi ha migliorato tantissimo la pelle. Diciamo che adesso devo ancora vedere gli effetti a lungo termine, mentre Simona per esempio mi ricordo che li aveva già visti perché l'ha usata per parecchio tempo. Io ancora ho avuto l'estate in mezzo che mi ha spezzato un po' la routine, però ecco, adesso che sono 3 mesi consecutivi, credo, sì, già me ne ero accorta prima dell'estate, avevo fatto quei 2 mesi che la pelle si era uniformata molto. Io tendo a non voler mettere anche il fondotinta, anche se adesso di fondotinta ne parliamo, però ecco, io ho un'esperienza positiva. Sappiate che non è detto che sia per tutti così, per me lo è. Sinceramente mi trovo bene, continuerò a utilizzarla. Non so che altro aggiungere. So che Simona aveva avuto delle fasi diverse, quindi ecco, magari da lei sentirete un'esperienza molto diversa dalla mia. Io ho la pelle secondo me perfetta per la tretinoina, ma l'ho scoperto solo utilizzandola. Poi Jovs, perché sono anche questo ci avevo pensato perché ce l'abbiamo entrambe, luce pulsata. Vi ho già detto in un video precedente che in passato, cioè a parte che ve ne ho parlato, mi sa, ne ho splayed, mi pare, credo, sì, perché è stata, ultimamente l'ho usata in maniera molto intensa, cioè in maniera continuativa, e ribadisco che nonostante io abbia un altro strumento a luce pulsata che aveva anche delle ottime recensioni e che mi aveva dato dei risultati, questo mi ha dato dei risultati nettamente superiori. Ora, alcune zone devo ancora insistere un po', tipo linguine, quelle dove i peli sono un pochino più duri a morire, però una figata, perché io veramente adesso ho le gambe liscissime, anche il colore ne ha giovato perché i follicoli sotto non si vedono, cioè proprio anche il colorito uniforme, mi piace da morire. Straconsigliato, prodotto davvero di qualità, considerate che ha tantissimi flash, quindi non lo finirete mai, credo. E niente, straconsigliato, la mia esperienza con questo prodotto è super positiva. Mentre su questo prodotto so già che abbiamo due opinioni opposte, io e Simona, contrastanti. Ve lo faccio vedere a testa in giù perché è finito, ce n'è qualche altra goccia, domani lo finirò, ma ho già comprato la terza boccetta, le prime due le ho ricevute, adesso la terza l'ho comprata io ieri, mi piace da morire. Fondotinta True Match Nude di L'Oreal. Allora, questo fondotinta io ho capito che ci sono tantissime persone che lo amano, avete già visto il video in cui ho fatto una testa tanta, e poi c'è quella piccola percentuale di persone che ovviamente, raga, può esistere, cioè non è che la mia è una verità e quella degli altri no, ma ci mancherebbe. Ma ecco, su questo abbiamo un'opinione diversa, e sta cosa mi fa quasi male a livello personale, perché mi dispiace, perché per me questo prodotto ha una resa estetica sul viso che è fantastica. Ce l'ho su oggi, adesso sono un po' lucidina forse, ma no, neanche tanto, cioè enfatizza un po' il video sinceramente, io mi sento perfetta, non mi fa venire voglia di andarmi a struccare, cioè la pelle rimane bella luminosa fino a sera. E tra l'altro ho notato una cosa,
ho notato che la durata anche, secondo me, mi aumenta la durata anche del fard blush illuminante, perché ci ho fatto caso l'altro giorno che ho usato quello di Bare Minerals, che mi piace, ma a metà giornata io vedo che il blush, la terra, eccetera, un po' se l'è mangiato, invece questo no. Io adoro, sinceramente, ma anche lì, ripeto, abbiamo talmente esperienze diverse che sicuramente sentirete un'esperienza diversa da Simona in questo senso. Poi, un'altra cosa in comune, perché a un certo punto ho detto, ma perché non parliamo anche di serie TV, visto che le guardiamo e qualcuno è in comune? Avevo pensato a Squid Game, visto che l'abbiamo vista tutte e due, poteva essere interessante avere l'opinione diversa tra me e lei. Non lo so come lei la pensi su Squid Game, quindi vediamo, adesso vi dico la mia. A me è piaciuta moltissimo, l'ho trovata sicuramente un po' cruenta, cioè abbastanza forte in alcuni tratti. Non tanto quanto il film che avevo visto su Netflix l'anno scorso, Il Buco. Ecco, Il Buco è un film, non è una serie. Io non lo consiglio, per questo motivo. Cioè, per quanto a livello psicologico sia micidiale, tremendo, ma anche interessante da quel punto di vista, è veramente troppo per me da digerire. Squid Game sì, è duro, è molto forte per alcuni meccanismi perversi e complicati, però a me da quel punto di vista è piaciuto. Sì, è forte, però si lascia guardare. Io perlomeno, io con la mia sensibilità sono riuscita comunque a guardarlo. A me è piaciuto molto, non sono stata lì a fare troppe analisi, non sono una che analizza esageratamente, però personalmente mi ha lasciata. Cioè, anche lì ti innesca dei meccanismi mentali in alcuni giochi, cioè non sto facendo nessuno spoiler, ma tanto sono sicura che molti di voi l'avranno visto. Innesca dei meccanismi mentali perversi e lì io a volte mi trovo a pensare, ma chissà che cacchio gli passa per la testa al regista, no? Quello che ha scritto la sceneggiatura di questo telefilm. Boh, per me è allucinante. Mi spaventa un po' perché se uno arriva a fare questi pensieri così articolati e così complessi, non stai tanto bene, 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 però trovo tanti inviti alla riflessione da quel punto di vista. Non so se uscirà la seconda stagione, credo di aver capito, però non lo so se la guarderò, però la prima io sinceramente consiglio di guardarla. Ah, non ho chiesto a Simona se abbia visto quella di Zero Calcare, Strappare lungo i bordi. Capolavoro, capolavoro assoluto, questo ce lo aggiungo io. Mi è piaciuta tantissimo, da morire. Anzi, conto di rivederla, di fare un rewatch almeno 2 o 3 volte, perché vedo che ogni volta, ho già riguardato qualche puntata, vedo che ogni volta mi dà anche emozioni diverse. E niente, quindi insomma, volevo fare 2 chiacchiere su questa cosa. Ultima cosa, ma non meno importante, ho chiesto a Simona, ma tu sei team Pandoro o Panettone? E qua so che ci sarà la divisione netta. Allora, io sono team Pandoro. Mi dispiace, lo so perché qua interverranno le persone che mi dice: ma vuoi mettere un buon panettone artigianale fatto da Gino Fabbri, da Fiasconaro, da tutti quelli che vi pare? Ok, ma se non mi piacciono i broccoli, è inutile che mi proponete i broccoli fatti arriminati alla palermitana o fatti così così, non mi piacciono, cioè non mi piace il sapore. Poi i broccoli mi fanno veramente schifo, ma il panettone, una fetta riesco anche a mangiarla, ma non mi piace, quindi non è che provi goduria. Mentre il Pandoro Bauli, figli miei, Pandoro Bauli per me è top, anzi per essere precisi proprio il culo del Pandoro, quindi la parte bassa dove si va ad annidare tutto lo zucchero a velo. Ecco, quella per me è una goduria. Avrei voluto avercelo fisicamente per dirvi io sono Team Pandoro, ma ieri non l'ho voluto comprare all'Esselunga perché no, perché poi è pericoloso avere un Pandoro intero in casa per me. Cioè, potrei vivere solo di quello e non è esattamente una roba salubre, quindi ho evitato di comprarlo. Quindi vi accontenterete della mia spiegazione a voce, non ce la posso fare. Cioè, no, panettone mi dispiace, no. Sono consapevole che uno buono artigianale sia sicuramente di qualità e buono, ma pazienza. È un po' come il discorso: non insistete con chi non vuole bene. No, non è la stessa cosa, anzi. Però
Però sì, a volte, cioè, questa è la cosa più ricorrente che ci si sente dire. Ma sembra che mangiare il panettone sia da fighi e quel mangiare il pandoro sia da persone mediocri. Non è così. Va bene, comunque, adesso sarà per ridere, ovviamente. Ci sarà lo schieramento. Ma voi siete team pandoro o panettone? Vediamo, anzi, voglio sapere solo da chi è team pandoro, come la pensa. Non sto scherzando, potete dirmi anche nell'altro caso. Niente, era un video simpatico potrebbe essere il video finale questo? No, no, mi sa che il video, dai, vi faccio, no, gli auguri di Buon Natale ve li faccio nel prossimo video che vedrete venerdì e che sto per girare adesso. Io vi saluto, vi auguro una buona serata, buona giornata, ci vediamo prima di Natale e ci facciamo gli auguri. Ciao!